Buonasera a tutti, iniziamo questa nostra iniziativa. Il titolo avete visto, la carenza dei medici di famiglia, correttamente sarebbero medici di medicina generale e professioni sanitarie. Iniziativa organizzata dalla CGIL, la Funzione Pubblica, lo SPI e la CGIL. Sono presenti con noi il dottor Vittorio Boscherini, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Firenze. Dottor Daniele Mannelli, responsabile delle reti territoriali della ASL Toscana Centro. Qui con noi ci sono Giancarlo Casini della Camera del Lavoro e Simone Baldacci, è responsabile per la CGIL di Firenze nella ASL Toscana Centro, ma fondamentalmente è un infermiere. Io faccio il minuto di casa, poi farò delle domande. Passo subito la parola a Giancarla per una breve introduzione della serata di stasera. Grazie. Buonasera. Allora, perché abbiamo voluto fare questa iniziativa? Sicuramente per approfondire anche con i nostri ospiti un tema così importante, quale quello di come facciamo a coniugare la necessità di rafforzare servizi e reti sul territorio con la cruda realtà con la quale ci troviamo di fronte, cioè la carenza di formativa di personale medico e di comparto da parte dell'università. La pandemia sicuramente ha messo in evidenza tutte le debolezze del nostro sistema sanitario, partendo proprio dal definanziamento di 37 miliardi, ma ha messo anche in evidenza la mancanza di visione che ponesse le basi per affrontare i mutamenti anche democratici e demografici del paese in un'ottica di diritto, come diritto universale alla persona in ogni fase d'età. La pandemia però ha evidenziato anche, e questo mi preme dirlo, la generosità di chi opera nel settore sanitario e sociale, dimostrando la capacità degli operatori di risposta a adattarsi anche a un nuovo modello d'assistenza che operasse in un'ottica di multidisciplinarità e multiprofessionalità. Sono nati team importanti, le unità speciali di continuità assistenziale, medici e infermieri in accordo con la medicina di base per seguire i pazienti Covid a casa. Sono nati i team Girot per seguire infermieri e medici in raccordo con la medicina di base per seguire i pazienti Covid dentro le RSA. Sono nate nuove figure professionali, se penso ai fisioterapisti di comunità, le eccellenze che sono poi state utilizzate della tecnologia rispetto a un fermo che, non si, che era, derivava da tanti anni. Insomma, una serie di interventi che hanno dato una risposta nell'affrontare la pandemia, ma che ci stanno anche guidando nella lettura di quelle che sono le debolezze e anche le forze del sistema che potremmo affrontare e recuperare. Debolezze, dicevo prima, antecedenti all'insorgenza della pandemia, una debolezza della rete territoriale e di prossimità, una frammentazione del territorio non solo fra ospedale e territorio, ma anche tra gestione pubblica e gestione in accreditamento, una svalorizzazione delle professioni che operano per la tutela della salute. Insomma, un quadro che ci impone di ripartire dai territori e rimettere al centro le professioni sanitarie e il lavoro. In questo quadro la multiprofessionalità mi sembra che sia un valore importante, un valore che ha bisogno di lavorare in una logica più ampia e coordinata sul territorio e che non può non prevedere l'assistenza di base. Però come affrontiamo questi nuovi modelli di sviluppo della salute nei territori con una carenza importante del personale? Queste sono le domande che ci poniamo e che vogliamo discutere insieme a Daniele e Vittorio e Simone Baldacci. Io mi fermerei qui lasciando la parola a Fulvio. Bene, grazie Giancarlo. Allora, mi pare Giancarlo abbia ben inquadrato il problema. La pandemia, nel suo tragico svilupparsi, ha dimostrato quanto fosse importante e quanto è importante la medicina di prossimità territoriale, chiamiamoci come si vuole.
Noi come sindacato, io sindacato pensionato, ma la CGIL da 10 anni dice che c'era bisogno di investimenti su questo pezzo della sanità, e, come dire, mentre invece si è investito molto e anche bene sugli ospedali, oggi ci troviamo a fare i conti con una realtà che vediamo che non si ripresenti con le stesse caratteristiche dell'anno scorso quando ricomincia la stagione autunnale, però insomma che queste criticità vanno affrontate. Questa discussione chiaramente non è in un contesto neutro. Noi ci troviamo oggi di fronte alla Regione Toscana che vuol fare giustamente una, come dire, un tagliando, non lo so come chiamarlo, una riflessione sulla sanità con gli stati generali previsti nell'autunno prossimo. Nel frattempo c'è una discussione più grande di noi, a cui noi proveremo a dare un contributo che parte dal PNRR. E a tutta la revisione che questo porterà nel sistema nazionale di tutela della salute. Il PNRR dice alcune cose importanti che già in Toscana in qualche modo erano in essere, casa della comunità, ospedale di comunità e poi per quanto ci riguarda come pensionati anche legge sull'autosufficienza. Però ecco, il PNRR ha una grossa opportunità, ma ha un grosso limite, che non permette spese per assumere personale, o perlomeno non per assumere personale a tempo indeterminato. Per cui se non giochiamo bene questa partita, chiamiamola così, visto che siamo in tempi di europei, rischiamo di fare anche belle strutture, però magari quando arriviamo alla fine del 2026, che finiscono i finanziamenti del PNRR, rischiano queste strutture di soffrire della carenza di personale che anche oggi abbiamo. Carenza di personale che ha due corni di problemi: uno è quello finanziario, la spesa corrente, l'altro è la formazione, come diceva Giancarla. Sappiamo che c'è un problema sia per i medici, ma anche per gli infermieri, le professioni sanitarie. Io ho letto nei giorni scorsi su Quotidiano Sanità che dai calcoli fatti, no, su un'altra rivista, ma da persone serie, dai calcoli fatti in base alla formazione in essere, a quello che sarà, il rischio è che nel 2026 ci troveremo con gli stessi infermieri che abbiamo oggi, considerando quelli che vanno in pensione e quelli verranno riassunti. Sui medici ho paura che la situazione sia lo stesso. Ecco, per questo noi stasera dovremo provare a spiegare a chi è collegato con noi cosa è successo, cosa può succedere e cosa noi potremmo provare a fare nel nostro piccolo. Per questo partirei dal dottor Mannelli, anche perché specialmente qui focalizziamo l'attenzione sui medici di medicina generale, medici di famiglia. Questa cosa, un'idea di rafforzamento della medicina territoriale, diventa fondamentale perché, nonostante come la si pensi sulla funzione dei medici di famiglia, io credo, ho visto sempre su Quotidiano Sanità, ieri l'altro, mi pare, del lunedì, che addirittura la fiducia nei medici di famiglia negli ultimi tempi è aumentata rispetto a quella già alta che c'era negli anni scorsi. Per cui, di sicuro, è una professione di cui non si può non tener conto nel futuro. Penso sia una cosa importante, però va probabilmente inserita meglio nel contesto della sanità. Però questo è un po' un altro pezzo di premessa. Quello che mi interessava sapere dal dottor Mannelli, come mai negli ultimi tempi, sicuramente, io direi perlomeno da un anno e mezzo a questa parte, guarda caso in corrispondenza con la pandemia, si stanno verificando queste difficoltà a ritrovare medici di medicina generale per le sostituzioni laddove uno va in pensione, uno viene trasferito, tutte queste cose qui. Vorremmo anche sapere da Mannelli, in modo comprensibile anche per chi ascolta la nostra discussione, quali sono in qualche modo le modalità con cui vengono assegnate. Perché io non so a Firenze, io vivo in un paese che per sfortuna negli ultimi tempi ha perso ben due medici. Su questo si è creata una discussione mista politica, sanitaria, sociale, è colpa della politica, è colpa dell'azienda, è colpa, tutte colpe di tutti, però nessuno sa bene poi alla fine come questa figura, che ruolo ha, come viene assegnata al territorio, per cui ecco,
se il dottor Mandelli potesse fare anche una brevissima rappresentazione di questo, credo sarebbe una cosa importante. Dottor Mandelli, a lei la parola per questo primo giro. Sì, grazie, grazie dell'invito. Io sono Daniele Mannelli, sono un medico che si occupa di direzione sanitaria, sostanzialmente mi occupo di organizzazione dei servizi, in questo momento di organizzazione dei servizi territoriali. Cercherò di essere rapidissimo, perché diciamo, sfrutto l'invito degli organizzatori, magari lasciare spazio anche al dibattito, a domande, e arrivo subito al nocciolo della questione, che effettivamente è un problema per tutti, è un problema per i cittadini, quello di non avere il medico in medicina generale, di avere la postazione di continuità assistenziale, cioè di guardia medica che è scoperta perché non c'è il dottore che prende servizio. Ed è un problema nostro, come USL, perché dobbiamo rendere di conto del perché di queste assenze. Noi veniamo da un quadro di alcuni anni fa, facciamo il conto una decina d'anni fa, fino a quel momento i problemi non c'erano. Anzi, i medici che entravano nel mercato del lavoro erano in una quantità inferiore rispetto a quelli, superiore rispetto a quelli che uscivano. Quindi praticamente non si avvertiva quasi mai nemmeno il passaggio del pensionamento, del trasferimento, perché c'era subito un gruppo di medici che avevano acquisito esperienza, avevano fatto tante sostituzioni, magari conoscevano a volte anche i pazienti dei territori dove intendevano prendere la convenzione, e il passaggio era un passaggio indolore. Invece noi ora siamo in un contesto nel quale il passaggio è un passaggio tutt'altro che indolore. E vi do un paio di numeri recenti di questo 2021 sulla medicina generale. È un dato fresco fresco di oggi perché abbiamo fatto le convocazioni dei medici che avevano presentato la domanda per l'avviso del tempo indeterminato, della convenzione, diciamo, a tempo indeterminato per la medicina generale. La nostra azienda USL Toscana Centro ha bandito 125 posti, ne sono rimasti non assegnati 96. Su 125, 96 non assegnati. È un dato clamoroso, eclatante, che ci dice che sostanzialmente i medici sono andati o andranno in pensione e noi non avremo di che sostituirli. Quindi continuiamo e peggioriamo il trend dei mesi e degli anni scorsi. Lo stesso sulla continuità assistenziale, sulla guardia medica. Quest'anno noi abbiamo bandito 158 posti da titolare di guardia medica, 120 sono andati vacanti. Quindi noi si bandiscono avvisi, posti, e in misura straordinaria, di circa il 75-80% i posti rimangono non assegnati. Quindi, intanto per far comprendere l'entità del fenomeno e la grave criticità che diciamo, interessa tutti noi, da qualunque parte siamo, che siamo dell'azienda sanitaria, che siamo i medici in medicina generale, che siamo cittadini, tutti siamo impotenti, diciamo, di fronte a questo fenomeno con gli strumenti che abbiamo oggi. Come si assegnano questi posti? Appunto, come vi dicevo, l'azienda USL fa un avviso tutti gli anni, fa una ricognizione e vede quanti posti sono vacanti sulla base di un rapporto ottimale tra cittadini residenti in un ambito e medici che prestano servizio in quell'ambito. Se in un ambito ci vivono 100.000 persone di età superiore a 6 anni, quindi 100.000 persone assistibili dalla medicina generale, facciamo conto che il rapporto ottimale sia un medico ogni 1.000 abitanti, noi sappiamo che in quell'ambito ci dovremmo mettere 100 medici. Sappiamo di avercene 70, dico dei numeri a titolo di esempio, è un po' casuali, ne dobbiamo, dobbiamo prevedere 30 nuovi medici. Facciamo un avviso e mettiamo 30 posti a bando. Come vi stavo illustrando con i numeri precedenti, ne troviamo sempre meno di medici disponibili a prendere servizio dei posti che mettiamo a bando. L'azienda USL, diciamo, il medico dove lavora e come lavora, il medico si convenziona e dice il rapporto del medico che è convenzionato e del cittadino che sceglie liberamente il medico nell'ambito di riferimento. Di norma l'ambito è un ambito che ha una dimensione comunale. Alle volte i comuni più piccoli sono aggregati in due, tre comuni, anche quattro comuni che sono insieme a formare un ambito. Una volta che si è identificato l'ambito, dentro quell'ambito lì, i cittadini scelgono i medici che sono convenzionati con quell'ambito. Quindi quando noi facciamo l'avviso diciamo
abbiamo disponibile un posto nell'ambito di Firenze, corrispondente al Comune di Firenze. C'è un dottore che si vuole convenzionare a Firenze? Sì, bene, allora gli assegniamo. Quel dottore può prendere i cittadini residenti a Firenze. I cittadini residenti a Firenze possono scegliere uno dei dottori che sono convenzionati con quell'ambito. Questo sistema, capite, che ha degli elementi di rigidità, ha molti elementi di pregio, veramente molti elementi di pregio. Un modello, questo della medicina generale, che è molto convincente, tant'è che ha retto per decenni in maniera con alto indice di gradimento da parte della cittadinanza. La cittadinanza si sceglie il medico, si relaziona in termini di fiducia, è un sistema che funziona molto bene. Che ci sono i dottori. Quando poi i dottori non ci sono più, i nodi vengono al pettine, perché ovviamente i cittadini si vedono impossibilitati o limitati, o in taluni casi addirittura impossibilitati a compiere la scelta perché ci sono meno medici delle scelte che dovrebbero essere compiute. L'azienda USL allora che strumenti ha a disposizione? Premesso che appunto l'azienda USL non sposta un medico da un ambito, cioè non è che se io mi avanza due medici a Firenze e me ne manca uno a Rufina, lo prendo da Firenze e lo mando a Rufina. Non funziona così. I medici sono convenzionati con un ambito, agiscono in quell'ambito e anzi non possono uscire a fare ambulatori rispetto all'ambito, a meno che non ci siano deroghe particolari che si possono definire. Ma ovviamente quando un medico è convenzionato in un ambito, i medici veleggiano tutti al massimale, figuriamoci se hanno facoltà di fare anche un lavoro in più rispetto a quelli che già li, diciamo, contraddistinguono la loro attività nell'ambito di riferimento. Allora l'USL che cosa fa? Quando noi abbiamo delle carenze che non siamo riusciti ad assegnare con i tempi indeterminati o perché sono carenze diciamo improvvise o perché sono carenze previste ma nessuno ha preso quel posto convenzionato, l'azienda USL cerca dei sostituti a tempo determinato. Il problema è fino ad ora, diciamo, con questi tempi determinati eravamo riusciti a vicariare le carenze che pure si erano cominciate a manifestare sempre più spesso nei luoghi più periferici rispetto alle grandi città. I luoghi più periferici ovviamente sono più in difficoltà, un po' perché l'ambito è più limitato, spesso sono paesi, comuni più piccoli, un po' perché i medici prevalentemente tendono a vivere e operare nelle città, essere maggiormente concentrati nelle città maggiori e nei borghi più piccoli delle periferie. Solitamente o hanno una ragione di affezione o ci vivono, o è più difficile che decidano di spostarsi sapendo di avere un mercato del lavoro molto florido anche nelle grandi città, ora diversamente da allora. Quindi succede che noi facciamo questi bandi e anche i tempi determinati, non infrequentemente, i nostri incarichi di sostituzione vanno deserti. Quindi questa è la ragione, per arrivare alla sintesi, per la quale noi ci stiamo trovando in questi ultimi mesi. E con i dati che vi dicevo prima, sempre più ci troveremo nei mesi, negli anni a venire, in una condizione nella quale troviamo degli ambiti dove non riusciamo a dare risposta ai cittadini perché mancano i medici che siano disponibili a convenzionarsi. Le soluzioni che mettiamo in atto, come vi dicevo, sono tentare di, a volte ce la facciamo, di affidare degli incarichi a tempo determinato quando troviamo il medico e in quel caso riusciamo a guadagnare tempo per il successivo bando per il successivo bando del tempo indeterminato della zona carente. La seconda possibilità è quella di temporanei innalzamenti del massimale, cioè il medico anziché 1.500 può assumere, assistere fino a 1.800 persone, ma questa è una misura transitoria in attesa di trovare un tempo indeterminato, oppure alcune misure che dovremmo prendere in considerazione sempre di più, saranno quelle di ampliare diciamo, i limiti degli ambiti. Questa è un'altra facoltà che dovremmo valutare, finora non l'abbiamo fatto. Cioè, se io unisco due o tre comuni in cui ho, in uno dei quali ho criticità, riesco ad ampliare l'ambito e quindi a distribuire su un ambito maggiore un numero di utenti superiore. Qual è la controindicazione? La controindicazione è che quanto più allargo l'ambito, tanto meno è facile che il medico si sposti verso, diciamo, le zone dove c'è carenza e tanto più è facile che siano i cittadini a doversi spostare. Quindi non c'è più l'ambulatorio, cioè rischia di essere meno
frequente l'ambulatorio in prossimità rispetto al domicilio del cittadino. Se allargo l'ambito, agevolo la facoltà, la possibilità di offrire assistenza, ma diminuisco la possibilità che ci sia un ambulatorio a portata di mano. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro generale, ho cercato di essere molto sintetico, dei vincoli che ci sono nell'assegnazione di questi rapporti convenzionali e dei pro e contro che ci sono nel rapporto così come è strutturato. Grazie, grazie dottor Mannelli. Adesso sentiamo la voce dei medici, dottor Boscherini, che di sicuro c'è un problema di carenza generalizzata di medici che chiaramente si è accentuata nel periodo della pandemia, per cui probabilmente anche chi era in graduatoria per i medici di medicina generale può aver fatto altre scelte. Però vorremmo capire dal suo punto di vista se cioè, ce ne sono altre di cose che non funzionano. Io ho letto qualcosa dei vostri rappresentanti, anche sue dichiarazioni rispetto per esempio alla formazione, le difficoltà a fare la formazione che serve per diventare medici di medicina generale, le borse di studio, tutte queste cose qui. Insomma, ci dica lei cosa ne pensa di questa partita che si sta giocando in questo periodo. Grazie. Certo, bisogna anche analizzare il perché di fatto siamo arrivati a questa situazione e di chi sono le responsabilità. Mi permetta di dire che sulla carenza dei medici c'è un paradosso. L'Italia, per numero di medici, è il secondo paese a livello europeo. Quindi non mancano i medici in senso lato. Mancano i medici di medicina generale. Perché nonostante la medicina generale avesse avvisato la parte pubblica che occorreva aumentare il numero dei finanziamenti per i tirocini, per le borse di studio dei tirocini, va bene, questo non è stato fatto. Tenga presente che la medicina generale nasce nel 1978, nell'80. Noi siamo entrati tutti, me compreso, va bene, nel 1980. Dopo 40 anni, va bene, di fatto, un trentenne arriva a 70 anni e quindi va in pensione. E fin dal 2012, nell'accordo integrativo del 2012, va bene, noi abbiamo avvisato la parte pubblica, va bene, che ci sarebbe verificata questa carenza di medici di medicina generale se non fossero state aumentate il numero delle borse di studio. Borse di studio che realmente negli ultimi 2 o 3 anni sono state aumentate, ma in modo assolutamente non sufficiente a colmare il numero di medici che massicciamente tutti insieme vanno in pensione. Questa è essenzialmente la causa della carenza dei medici, ma ci sono altre concause, permettetemi di elencarle. Di una situazione carenziale, perché naturalmente il problema della carenza dei medici all'interno del Servizio Sanitario Nazionale non è solamente per il comparto dei medici di base, i medici di medicina generale, anche per i medici dipendenti. Va bene, di fatto non sono stati, perché lo stesso problema, va bene, sussiste, per i medici dipendenti. Va bene, anche di fatto all'interno del Servizio Sanitario Nazionale furono assunti, furono fatte finalmente le piante organiche degli ospedali nel 1980, va bene, e furono assunti tantissimi medici all'inizio degli anni 80, che naturalmente anche loro sono invecchiati e ora stanno massicciamente andando in pensione. Ma c'è un altro problema. Mentre per le scuole di specializzazione, bene, gli specializzandi hanno una remunerazione, diciamo, adeguata, circa 1.800 euro mensili. Il tirocinante in medicina generale, che è l'equivalente dello specializzando per poter fare il concorso nel rapporto a dipendenza, prende esattamente la metà dei soldi dello specializzando. Che cosa stiamo assistendo? Che medici che hanno vinto il concorso per entrare al tirocinio, va bene, fanno anche il concorso per la scuola di specializzazione per entrare nel comparto a dipendenza, lasciano il tirocinio e vanno verso la specializzazione perché trentenni o giù di lì,
va bene, che dovrebbero vivere, magari hanno una famiglia con 800 euro mensili, preferiscano andarne a prendere 1800. Per cui, va bene, carenza anche all'interno delle borse di studio. Sulla pandemia si è poi verificato un'altra questione, un altro fattore, che è quello che è stato citato dalla dottoressa Casini, va bene, sulle USCA. Le USCA sono giovani medici a rapporto orario, va bene, che sono stati, diciamo, create queste USCA per permettere ai medici di medicina generale di continuare quella che era la loro mission, quindi la gestione della cronicità, delle visite, eccetera. Alle USCA, va bene, vista l'attrezzatura necessaria per andare a visitare pazienti affetti da Covid, va bene, sono stati fatti dei convenzionamenti, va bene, a 40 euro l'ora. Va bene, pensate che un medico di continuità assistenziale ne piglia 23-24 euro. Quindi praticamente le USCA stanno assorbendo tutti i medici, va bene, che potrebbero fare il rapporto orario, quindi la guardia medica all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e le sostituzioni per i medici di medicina generale che si ammalano. Quindi di fatto, va bene, cioè è una sommatoria di queste tre questioni. Le USCA che stanno catalizzando più medici, va bene, carenza di borse di studio, va bene, che ha determinato essenzialmente questo problema. Quindi, quali sono? Perché non occorre solamente citare, va bene, le cause, ma occorre in qualche modo ipotizzare soluzioni, va bene, per risolvere. Allora, due sono le soluzioni, ma torno a dire, sono soluzioni che noi addirittura abbiamo inserito nell'accordo integrativo del 2012, il problema della riorganizzazione della continuità assistenziale. Allora, in continuità assistenziale in Toscana ci sono circa 700 medici, va bene? 700 medici, un bacino di medici più che sufficiente, va bene, a colmare 20 carenze. E a nostro avviso, già fin dal 2012 venivano utilizzati in modo estremamente scorretto, va bene, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo ipotizzato la riorganizzazione della continuità assistenziale dicendo che da mezzanotte alle 8, va bene, la continuità assistenziale poteva in qualche modo essere cessata, passare le competenze al 118, competenze che già ce l'ha. Perché da mezzanotte alle 8 praticamente la continuità assistenziale, è chiaro che alle 2 alle 3 di notte non si chiama un medico, va bene, se non si ha un problema grave. E quasi sempre, diciamo, c'è un problema grave e la competenza passa al 118. E noi abbiamo detto, va bene, che quelle ore da mezzanotte all'8 di mattina potevano più proficuamente essere impiegate, va bene, giovani medici impiegati in team assistenziali da utilizzare, va bene, a fianco dei medici di famiglia di giorno. Questo potrebbe, va bene, sicuramente attenuare l'impatto della carenza dei medici. L'altra questione, va bene, che sicuramente io credo si debba assolutamente attuare, facendo l'H16, le competenze che attualmente hanno le USCA, va bene, farle assorbire dalla continuità assistenziale che lavorerebbe essenzialmente di giorno. Va bene? Allora, in questo modo si attenuerebbe immediatamente la carenza dei medici in Toscana. Fondamentale, va bene, è comunque, va bene, rifinanziare massicciamente, va bene, i tirocini in medicina generale e naturalmente equipararli dal punto di vista economico a quelle del rapporto a dipendenza. Così sicuramente non si risolverebbe al 100% la situazione, ma sicuramente si attenuerebbe. Grazie, dottor Boscherini, per le molte
cose che ha detto, alcune da verificare, poi lo faremo, insomma, perché voglio dire, ci sono, mi pare che sia anche una proposta della regione sulle H16 che forse non ha trovato la giusta No, attenzione da guarda, parte. non è una proposta della regione. Va bene, questa fu una No, ma attualmente proposta. dico, sì, questa la so, però È anche là. una proposta che ha fatto la medicina generale e che fu accolta dalla regione toscana a partire dal 2012 e che poi non si è avuto di fatto il coraggio, va bene, in via sperimentale di applicare. Ma attualmente non c'è alternativa. Se dobbiamo di fatto recuperare questi medici, va bene, per un utilizzo sicuramente più corretto per il servizio sanitario. Bene, io se Simone è d'accordo, renderei prima la parola a Mannelli perché mi pare che dottor Boscherini ci abbia consegnato diverse riflessioni. Vorrei capire se queste cose sono materia di discussione, di confronto con la ASL a livelli più alti. Chiaramente qui i livelli più alti non li abbiamo invitati, per cui verificheremo in altri tavoli se c'è una discussione aperta sull'applicazione. Sulla revisione del servizio di convenzione con i medici di famiglia, però vorrei sapere dal dottor Mannelli se queste cose, queste soluzioni che propone il dottor Boscherini sono, come dire, una base di discussione che può essere fatta. Chiaramente noi parliamo di Firenze perché abbiamo competenza su Firenze anche dentro all'ASL Toscana Centro. Dottor Mannelli, poi mi riservo nel secondo giro con il dottor Boschini di fare una riflessione anche sul Reusta. Dottor Man Sì, allora, le cose che diceva Foscherini sono in parte attengono a livello superiore, diciamo, in termini rispetto, organizzativamente parlando, come parte pubblica rispetto a quello dell'agenda sanitaria, cioè elementi di programmazione, di formazione della classe medica, di remunerazione dei corsi di studio, e sono osservazioni che anche io condivido, che ovviamente però non stanno sul tavolo, diciamo, del dialogo tra azienda e Finge a livello di Firenze, comunque a livello anche delle altre province del territorio che compone l'azienda USL. Mentre invece per quanto riguarda, diciamo, due aspetti, uno questo delle USCA e uno quello dell'organizzazione del lavoro del cosiddetto modello H16. Ora questo H16 ormai è una dizione che non porta più bene, quindi dovremmo trovare un altro modo per chiamare questo servizio. Però, diciamo, nella sostanza dico, per quanto riguarda le USCA, sono stato uno strumento straordinario che il territorio nazionale ha dovuto mettere in campo per garantire il potenziamento dell'assistenza mirata soprattutto al Covid. Soprattutto essenzialmente al Covid, anzi esclusivamente al Covid a livello territoriale. Questo ha consentito di fatto alla medicina generale, in una condizione di grave criticità per tutta la nazione, insomma, abbiamo vissuto mesi davvero molto difficili, ha consentito alla medicina generale comunque di continuare a mantenere un rapporto con la propria utenza per le altre patologie, per le patologie ordinarie, in una condizione, direi, come testimoniava lei nella sua introduzione, con apprezzamento anche da parte della popolazione. È un dato importante, quello che dice che sostanzialmente la relazione tra la cittadinanza e la medicina generale non si è affievolita, ma che c'è un apprezzamento nei confronti di questa figura. Sicuramente le USCA hanno aiutato, diciamo, i medici e medicina generale a svolgere il loro lavoro in questa fase davvero molto difficile, dove c'è da seguire a domicilio centinaia di persone, da fare diagnosi, somministrare terapie, intervenire per una valutazione periodica per decidere se fosse il momento di effettuare un ricovero o seppure si poteva continuare il trattamento domiciliare. Insomma, sono stati servizi veramente molto utili. Poi non hanno fatto solo questo le USCA. Le USCA hanno lavorato all'interno dell'RSA, hanno lavorato nell'ambito delle vaccinazioni, come diciamo, tutti i compiti assegnati e previsti dai nostri accordi regionali, e
e secondo me hanno evidenziato anche una collaborazione davvero proficua che ci può indicare anche una strada per il futuro. Ci può indicare una strada per il futuro, ma intanto dico che per il presente noi queste USCA le abbiamo ridotte, cioè quindi noi in questa fase estiva, considerate che ora alla metà di luglio le USCA attive sul territorio dell'azienda USL Toscana Centro siamo 1.600.000 abitanti, sono 29, saranno 29, ora in questo momento sono 36, erano arrivate ad essere 74 nel gennaio, a inizio gennaio del 2021, quindi di fatto si sono ridotte, quindi molti medici che erano stati impegnati a questo punto sono anche disponibili per fare altre attività. Il problema è che le altre attività che devono fare, le sostituzioni, gli incarichi a tempo determinato, la continuità assistenziale, è comunque una mole di attività soverchiante rispetto al numero di persone che abbiamo a disposizione in un contesto come questo. Dicevo che però sono stato un esperimento interessante queste USCA perché hanno consentito in un certo senso sotto diverso nome di sperimentare anche una modalità di lavoro che era forse nella testa anche di Vittorio stesso quando raccontava che 10 anni fa nel 2012 e quindi anche poi nei mesi negli anni precedenti Finge, Regione Toscana, gli altri sindacati soprattutto Finge e Regione Toscana avevano introdotto questo elemento dell'H16 nell'accordo integrativo regionale. L'H16 significava sostanzialmente spostare lavoro a invarianza di massa salariale, spostare lavoro dalla notte al giorno perché i giovani medici della guardia medica potessero integrarsi con la medicina generale per potenziare la capacità della medicina generale di dare risposta ai cittadini. In un certo senso, pure in una fase emergenziale, queste USCA che si sono integrate con la medicina generale hanno dato una risposta di questo genere, è stata una risposta positiva, è stata apprezzata dai cittadini, è stata apprezzata dagli amministratori, è stata apprezzata dai professionisti. Quindi io credo che questo sia una strada sulla quale dovremo continuare a lavorare. Non saranno più l'USCA, perché ovviamente le USCA sono legate all'emergenza, però credo che dovremo fare tesoro dell'esperienza fatta anche per le altre patologie, per le patologie croniche. Sulla base appunto di quello che è avvenuto e sulla base dell'ipotesi di riorganizzazione del cosiddetto H16, cioè praticamente che cosa vorremmo fare a questo punto? Noi vorremmo provare a ridiscutere di nuovo questa ipotesi di riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale prima che questo servizio di continuità assistenziale muoia per consunzione, perché arriverà a un momento in cui non c'è davvero più nessun dottore dentro, quindi non c'è verso nemmeno di farlo funzionare. Forse siamo ancora in tempo a intervenire, perché invece questo servizio è un servizio importante che può dare un presidio utile, soprattutto nei diurni festivi, soprattutto nei serali, che sono i momenti di maggiore afflusso al servizio, riducendo la presenza e i servizi nell'ambito notturno, e utilizzando queste risorse per invece potenziare il servizio territoriale. Ecco, questo credo che sia un'arma importante che abbiamo a disposizione. Poi in realtà credo che la sfida vera del futuro si possa giocare anche qui, era stato richiamato in premessa questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mette molte risorse a disposizione, non sono risorse che si possono spendere per personale. Se tanto ci darà tanto, non avremo nemmeno il personale su cui spendere se si continua così. Vi stavamo dicendo che si fanno i bandi e non partecipa nessuno, o perlomeno partecipa in misura molto inferiore. Quindi, forse per noi non è nemmeno questo il problema. Non è che ci mancano i soldi per comprare il personale. Abbiamo i soldi e non abbiamo il personale che si vuole far acquistare. Mettiamola così. Invece, una cosa importante che potremmo fare con questo piano potrebbe essere quello di potenziare anche l'elemento tecnologico della medicina generale, della sanità territoriale in generale, quindi più collaborazione con gli infermieri, più telemedicina, più strumenti diagnostici, più emogas analizzatori, più ecografi, più possibilità di indagini ematocliniche domiciliari. Questo potrà consentire alla medicina generale di organizzarsi, perché io questo credo che sia inevitabile. Noi dobbiamo pensare a forme organizzative della medicina generale più snelle, cioè i medici della medicina generale devono vedersi sottratte una quota parte di attività che oggi svolgono, che sono attività
minore impegno intellettuale, cioè il medico di medicina generale è una risorsa preziosa che deve disporre di un team di professionisti che lavorano insieme a lui e organizzati nelle case della salute. Case della salute possono essere anche case della salute funzionali, intendiamoci, nel senso l'importante è che ci sia un lavoro in team dei medici tra loro, dei medici con altri professionisti, e credo che le risorse che avremo a disposizione in termini infrastrutturali potranno consentirci di ripensare un modello sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto fin qui, perché appunto non siamo stati fermi, abbiamo fatto molto e viviamo delle difficoltà, soprattutto legate ai errori di programmazione, ecco, direi così. Grazie, grazie dottor Mannelli. E poi darò un'altra volta la parola al dottor Boscherini, ma adesso mi preme sentire il parere di Simone Valdacchi, il nostro responsabile, nonché infermiere. Infermiere è un altro pezzo importante della medicina territoriale o di prossimità, sia nella sperimentazione, anche questa dobbiamo essere orgogliosi, non forse è troppo, però insomma contenti del fatto che l'idea dell'Asta Toscana Centro, della Regione Toscana, dell'infermiere di comunità è diventata anche questa patrimonio nazionale. Però anche qui si scontra il fatto che i numeri alla fine, speriamo che la pandemia poi permetta di recuperare un po' di unità, però quelle riflessioni faceva all'inizio, per cui fra le difficoltà della formazione, anche qui discussione che non attiene a questo livello, ma qualcuno si dovrà ripensare sui corsi universitari sia per medici che infermieri, numeri chiusi che bloccano da una parte e dall'altra. Però insomma alla fine l'infermiere assume un ruolo importante sia come infermiere di comunità, sia dentro le USCA, sia dentro le case della salute. E lo stato dell'arte lo chiedo a Simone che è qui accanto a me. Sì, buonasera a tutti. Parto dallo spunto che mi ha dato Fulvio appunto sulle politiche del personale, sulle difficoltà del reperimento e del reclutamento del personale. Chiaramente noi infermieri non viviamo la stessa crisi che descrivevano i colleghi qui nel dibattito. Noi come infermieri fortunatamente ancora riusciamo a vedere concorsi pubblici con un'ampia partecipazione. Semmai il problema in Toscana è stata quella di concorsi che davanti a una partecipazione di 9.000 persone, alla fine la selezione porta solamente 3.000 infermieri a passare la prova, con tutta una serie anche continua di strascici di contestazioni su come vengono fatti i concorsi. Quindi, è vero quello che dicevi in un futuro prossimo, ma io lo legherei più a delle dinamiche che sono quelle, soprattutto nel settore pubblico, ma anche nel settore privato, di una scarsa valorizzazione della figura professionale infermiere a fronte di una sempre maggiore acquisizione di responsabilità e di lavoro anche in autonomia. E quindi incomincia anche questo a essere un mestiere che, mentre negli anni passati avevamo la folla di persone che venivano attratte, ora incomincia ad avere anche questo lavoro, questa professione, una crisi di identità. Però non è chiaramente la crisi che vivono i medici di medicina generale o i medici dei pronti soccorsi. È di ora la delibera regionale che praticamente è un'emergenza continua dentro il pronto soccorso, perché dovremo tutti i medici dell'ospedale dovranno aiutare, concorrere, aiutare. Quindi noi non partiamo da questo problema grosso, ma potremo, se non ci saranno delle politiche un pochino più illuminanti sulla formazione personale, appunto dicevi bene anche la questione del numero chiusi nelle università, insomma tutta una serie di problematiche, fra l'altro quella dei rinnovi contrattuali, noi ci potremo trovare. Sul territorio è vero, la Toscana, una fra le regioni, diciamo, apripista, anche se non è proprio la leader assoluta, no? Abbiamo tutti nella testa anche gli esempi che ci sono in Friuli Venezia Giulia di modelli di assistenza territoriale avanzati, di cui anche il progetto dell'Austo Toscana Centro si ispira, perché
i nostri sono andati a Trieste, nella provincia di Trieste, a sperimentare e a visionare i modelli del Modical Chronic System. È vero che l'Augusto Scala Centro è un punto d'avanguardia, perché noi siamo arrivati proprio a marzo del 2020, dopo più di un anno e mezzo, due di dibattito interno dentro la USL, con la famosa delibera che ci doveva assumere 170 infermieri da destinare tutte ai distretti territoriali della USL, dell'area vasta. E poi è arrivato il Covid, e il Covid ha bloccato chiaramente tutto questo discorso. Però il Covid credo che, con tutte le cose negative che ci ha portato, è un po' un virus verità. Cioè, è stato uno stress test importante dei servizi sanitari e del servizio sanitario pubblico. E noi abbiamo visto con il Covid i punti deboli e l'anello mancante, diciamo, di questa organizzazione sanitaria pubblica. E uno degli anelli mancanti è stato, cioè, mancante, uno dei punti che ha il Covid è entrato in maniera più prepotente il territorio, ha evidenziato tutte le lacune che negli anni c'erano e tutto quello che non si era riusciti a fare in questi ultimi anni anche in Regione Toscana, perché noi siamo passati anche da un progetto di sanità d'iniziativa che ha partito e che comunque ha dato una parte dei suoi frutti, ha raggiunto un 55% di una popolazione toscana, però era improntato sui percorsi di patologia, sulle patologie. Qui si dà veramente una svolta grossa, si dà una svolta con la famosa presa in carico. Io le due parole d'ordine, diciamo, del progetto dell'Augusto Scala Centro, ma poi in generale della medicina e dell'infermieristica territoriale, è quella della presa in carico del paziente e del lavoro d'equipe multidisciplinare. Questo professionisti, chiaramente coordinati dalla figura del medico che fa la diagnosi e cura, però poi questo team di professionisti che dialoga fra di loro, lavorano, condividano progetti, obiettivi, appunto per arrivare alla presa in carico totale di questi pazienti, soprattutto di quella fetta pluripatologica. Scusa, la fetta dei pazienti, dei cittadini che hanno più patologie croniche, eccetera. Quindi questo è un po' il fulcro che noi dobbiamo ripartire da lì. È chiaro che va cambiato, bisogna fare un'inversione di tendenza, perché negli anni passati l'ospedale nelle risorse, nell'accaparramento delle risorse, ha sempre fatto la parte del padrone, diciamo, e quindi noi ora bisogna invertire questa tendenza e incominciare a destinare più risorse finanziarie e umane verso il territorio. Quello che anche lo stress test, diciamo, del Covid ha dimostrato è anche tutta la carenza della rete delle strutture socio-sanitarie residenziali. E lì abbiamo assistito a delle situazioni veramente preoccupanti. Grazie all'intervento del servizio pubblico siamo riusciti a evitare, diciamo, che ci fosse quell'effetto Lombardia che abbiamo visto tutti sui telegiornali, però abbiamo capito che l'organizzazione all'interno dell'organizzazione clinica, l'organizzazione soprattutto della componente sanitaria nelle RSA è deficitaria al massimo. E quindi lì sarà anche una scommessa, che mentre nei 2 anni di elaborazione del progetto dell'infermieristica di famiglia si era pensato solamente al cittadino che era, diciamo, a casa, ora noi bisognerà aggiungere anche questo tassello, la presa in carico di questi pazienti, di questi utenti, di questi ospiti, delle residenti sociosanitarie. Perché lì bisogna ritornare a un governo clinico. Ora è anche qui recente questa ordinanza della giunta regionale che di fronte all'emergenza infermieristica, che però in questo caso non è un'emergenza infermieristica perché mancano gli infermieri, che come ripeto noi abbiamo 6.000 non vincitori di concorso che sono a giro per la Toscana. E qui il problema dell'RSA è una politica contrattuale veramente. Io uso una parola forte e vergognosa, perché da un punto di vista salariale e sia da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro, le condizioni
che abbiamo anche visto noi, constatato anche noi quando siamo entrati dentro, sono veramente basse, molto, molto basse. Lì ci vuole un intervento forte e credo che la regione non può pensare solamente di far diventare le aziende sanitarie delle agenzie interinali, cioè personale che mandiamo a spot a seconda. Bisogna intervenire e quei gestori che non sono riusciti, diciamo, a garantire un servizio di qualità, se non lo riescono a garantire, devono fare anche un passo indietro, secondo noi. Allora a quel punto prenderle in carico da in tutto tondo queste strutture con un governo clinico dell'azienda e con delle risorse. E io mi auguro, e ci siamo, perché ormai a marzo eravamo già pronti, tutti i territori, tutti i distretti della USL Toscana Centro hanno già sperimentato il modello dell'infermieristica di famiglia. Si sono divisi tutte le zone, i quartieri, delle città, dei vari paesi in cellule. Ogni cellula ha avuto un'assegnazione di un infermiere che si prenderà carico di quella fetta della popolazione. È chiaro che l'obiettivo della qualità deve essere non caricare l'infermiere della cellula oltre i 3.000-3.500 assistiti, altrimenti sarà difficile fare quella vera presa in carico dei pazienti cronici. Ora, in questo momento, non abbiamo questi standard. In alcune zone li raggiungiamo, magari quelle più periferiche. In una città come Firenze, in un'area metropolitana come Firenze, questo non è ancora un obiettivo a portata di mano. Ma noi bisogna raggiungerlo. Oltre all'infermiere, bisognerà fare anche quella giusta immissione del personale degli operatori sociosanitari, perché anche loro sono un pezzo importante dell'assistenza infermieristica domiciliare. Ecco, vorrei chiudere solamente continuando a sostenere e a valorizzare quel progetto, quello che durante la pandemia ha messo in campo la USL Toscana Centro, le squadre dei GIROT. Per chi non le conoscesse, le squadre dei GIROT sono un gruppo di infermieri e medici che vanno a casa dei pazienti più gravi, più cronici, e hanno una presa in carico, possono fare anche degli approcci diagnostici un po' più avanzati rispetto a quello che la tecnologia permette a un medico di medicina generale. Ecco, questo io credo sia un modello che va continuato a sostenere e può essere anche quella chiave di volta per entrare dentro alle strutture sociosanitarie. Grazie Simone. Per rassicurare un po' Simone, dicevo, mi avevo detto prima che pare oggi il vice ministro Sileri si stia lavorando su bacini d'utenza per infermieri di famiglia di 2000-2005. Speriamo che diventino norma generale, per cui questo aiuterebbe poi anche la qualità del lavoro. L'altra cosa mi piace ribadire, anche se non, insomma, questo problema dell'RSA. Domattina c'era una manifestazione della funzione pubblica sui lavoratori di questo settore, ma questo settore non era materia precisa di discussione di stasera, ma di sicuro è un settore che andrà rivisto, no? Dei punti dolenti di questa esperienza di un anno e mezzo di pandemia. Anche qui poi sarà una riflessione se vorrà fare il dottor Boscherini. Probabilmente va ripensata la presenza dei medici di famiglia all'interno dell'RSA, perché questo meccanismo non mi pare abbia dato risultati soddisfacenti, almeno dai nostri punti di vista. Per cui, insomma, questa cosa però esula un po' dalla discussione di stasera. Mentre invece io volevo fare un'ultima domanda al dottor Boscherini, se il dottor Mannelli non ha più bisogno di intervenire, mi limiterei al dottor Boscherini, perché siamo andati un po' lunghi, facendo un po' più cattivo, ma leggermente, nel senso che noi sulle USCA e sui GIROT la pensiamo che siano state esperienze largamente positive. Poi vediamo, se tant'è che ne abbiamo chiesto anche di continuarle, però siamo disposti anche a parlare di altro. Io chiaramente rappresento la popolazione anziana, non i lavoratori dipendenti. Però mi interessava un altro aspetto, perché si è detto che c'è un problema di pandemia, c'è un problema di prospettiva. Ecco, come la prospettiva anche qui riprende una discussione che in Toscana è cominciata da tempo. Oggi si chiameranno case di comunità e non case della salute. Qui c'è un tema nei rapporti fra i medici di famiglia e il Servizio Sanitario Regionale, che su questo punto ha dimostrato una criticità che andrà superata. Noi stiamo continuando a pensare, noi come sindacato, che lo strumento delle case della salute sia lo strumento adeguato per la presa in carico
dei pazienti, vediamo che ci sono investimenti non sufficienti sulle strutture, ma riscontriamo una scarsa disponibilità dei medici di famiglia di far parte di questa organizzazione. L'ultima cosa che le chiedo, anche questa è stata citata, e anche di questo come sindacato menzionato in particolare siamo orgogliosi di averla proposta, è quest'idea di utilizzare al meglio la tecnologia digitale, insomma, potrebbe aiutare anche a superare quella difficoltà di visite mediche di famiglia sempre più complicate, perché i numeri sono quelli che diceva il dottor Mannelli quando si comincia a parlare di 1.500 pazienti, a volte aumentate a 1.800, è complicato, mi rendo conto, avere una disponibilità a visitare le persone a casa. Per cui un utilizzo e un investimento serio anche su questa roba credo dovrebbe trovare una disponibilità anche da parte dei medici di medicina generale. E queste sono un po' le cose che le volevo chiedere in quest'ultimo giro. Allora, comincio da uno dei nodi fondamentali, quello delle case di comunità o come case della salute. Allora, la medicina generale in Toscana è l'unica medicina generale in tutta Italia che ha accettato di lavorare all'interno delle case della salute fin dal 2012. Noi abbiamo firmato, va bene, con la Regione Toscana, Enrico Russi, assessore alla sanità, la sanità d'iniziativa. E abbiamo detto che per curare determinati strati di popolazione, popolazione più fragile, pluripatologica, occorreva cambiare il rapporto storico tra medico-paziente 1 a 1 e trasformare per queste persone nel rapporto di un team assistenziale, va bene, formato essenzialmente su due cardini, su due figure professionali, il medico di medicina generale e l'infermiere. Va bene, ma per fare questo occorreva di fatto trovare dei luoghi dove di fatto i team assistenziali potevano operare. Questo noi l'abbiamo detto e scritto nel 2012. Tenendo anche presente che cominciavano a quel tempo a arrivare i finanziamenti per le prime case della salute, va bene? Che provenivano, va bene, da finanziamenti che il ministro Turco fece addirittura nel 2008. Va bene? Stiamo attenti. Dovevano essere investimenti strutturali a livello territoriale di carattere aggiuntivo, va bene? A livello territoriale, per permettere essenzialmente la creazione di questi team assistenziali. In parte sono stati così, ma in massima parte, in particolare in Firenze, questi finanziamenti sono andati a ristrutturare i distretti sociosanitari, a mettere a norma i distretti sociosanitari, va bene? I cui finanziamenti dovevano provenire da altri settori, va bene? Settori inerenti essenzialmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. Non mi faccio elencare, io vivo a Tavannuzze e mi ricordo che ho fatto una grossa battaglia, va bene? Perché anche nel mio paesino ci fosse una casa della salute, 900.000 euro. 900.000 euro, va bene? Delibera, mi pare, del 2012-2013, che non sono stati assolutamente utilizzati. Quindi non è che non ci sia una volontà da parte dei medici in medicina generale di andare a lavorare all'interno delle case della salute. Allora, il problema delle case della salute va inquadrato in un altro contesto. Se di fatto la casa della salute è un modello erogativo, va bene, il sistema deve garantire a tutti i medici di medicina generale la presenza di case della salute dove poter operare come team assistenziale. E questo, mi permetto di dire, non lo fa neanche il PNRR, perché 1.280 case di comunità, come si chiamano, va bene,
in un rapporto di una casa di comunità ogni 45.000-50.000 abitanti non è assolutamente sufficiente per cogliere questi obiettivi. Va bene? Ma il problema, permettetemi, della sanità territoriale, del potenziamento della sanità territoriale, non è quello dell'investimento del PNRR, che sono investimenti strutturali, una tantum, gli ospedali di comunità e le case della salute, eccetera. È un problema di spesa corrente. Allora, il DEF, va bene, dice che a partire dal 2022, va bene, la spesa sanitaria in Italia dovrà diminuire dello 0,7%. Quindi in 3 anni dovrà diminuire del 2,1%. 22, 23, 24, alla fine del 24, va bene? Il rapporto fra il PIL italiano, naturalmente si spera crescerà, e la spesa sanitaria sarà del 6,3%, va bene? Al di sotto di quel 6,5%, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è incompatibile come per un servizio sanitario di tipo universale. Punto. Quindi, siamo ancora di fronte a un sottofinanziamento. Noi rischiamo di fatto di creare delle cattedrali vuote, vuote, va bene, che non risolveranno il problema del potenziamento della sanità territoriale. Ma poi mi permetta, è stato già in qualche modo accennato anche dal collega infermiere, il problema è della spesa destinata a livello territoriale. La conferenza Stato-Regione del 2012 affermò che esisteva di fatto dei parametri nell'assorbimento delle risorse di tipo ottimale: il 43% andava all'ospedale, il 5% andava alla prevenzione, il rimanente, va bene, doveva essere assorbito dal territorio. In Toscana, che è una delle regioni che più si avvicina a questi parametri, gli ospedali hanno assorbito almeno 3 o 4 punti in più percentuale delle risorse assegnate e le hanno tolte essenzialmente alla prevenzione e al territorio. Quindi il problema del potenziamento della sanità, va bene, è fare sì che realmente vengano impiegate, va bene, a livello territoriale queste risorse, va bene, e non, queste risorse non possano assolutamente non provengano dal PNRR. Dobbiamo di fatto metterci a un tavolo e cominciare a ridiscutere l'organizzazione complessiva delle aziende sanitarie. Va bene, vedere là dove ci sono degli assorbimenti anomali che vanno sicuramente in un sistema finanziato e ISO risorse, poi fino ad oggi sono andate a danno sia della prevenzione che della sanità a livello territoriale. Grazie, dottor Boscherini. Chiaramente molte delle cose che ha detto sono anche parte delle nostre rivendicazioni, le nostre piattaforme, per cui su alcuni punti siamo molto d'accordo. Sarà bisogno di cominciare a partire forse dagli stati generali dell'autunno prossimo a ridefinire una revisione del modello, perché c'è un problema di modello. Io, prima di passare la parola a Giancarla per una breve sintesi di questa discussione, chiedo se il dottor Mannelli ha bisogno di specificare alcune cose, se va bene così, allora passo la parola a Giancarla per fare sintesi di questa discussione, sapendo che non abbiamo parlato di tutta la sanità perché ci vorrebbe un convegno di molte ore, ma con questi strumenti, quando si supera un'ora, un'ora e un quarto, cala l'attenzione, per cui è bene farlo così. Vai, Giancarla. Se mi permette, mi Sì. piacerebbe discutere con voi delle prospettive future dell'organizzazione sanitaria a livello territoriale. Lo faremo, dottor Boscherini, E in sarà particolare della sanità territoriale. quella che ci interessa di più a noi, per cui lo faremo. Perché il 94-95% delle prestazioni di carattere sanitario, un servizio sanitario nazionale, non le eroga attraverso l'ospedale, ma le eroga attraverso il territorio. Grazie. Dottor Boscherini, siamo d'accordo e accogliamo il suo invito.
Su una questione siamo molto d'accordo e anche noi abbiamo insomma, messo in evidenza che il tema vero del PNRR è sugli interventi strutturali, ma manca tutta un'attenzione rispetto alla spesa corrente. Su questi argomenti, come non trovarci d'accordo? L'unico aspetto, ora non è per fare polemica qui perché non è proprio né il momento né la. Insomma, non è neanche lo scopo di questa iniziativa, però noi abbiamo anche nel territorio molte case della salute, però laddove ci sono proprio i medici di medicina generale che non ci vogliono andare, come i pediatri che non ci vogliono andare. Questo magari è un tema che proviamo anche a approfondire insieme perché è un tema importante anche in prospettiva. Io che cosa penso? Penso che nel medio periodo. Nel medio e più lungo periodo, anche dalla discussione che è venuta fuori, sia importante mettere insieme università e MIUR per provare a fare un'analisi vera dei fabbisogni del personale e quindi di formativi. Credo che, e questo lo diciamo come CGL, abbiamo fatto anche in molte piattaforme, insomma, che anche in modo progressivo si possa superare avvenga il superamento dell'accesso al numero chiuso. E questo è un tema che a livello nazionale noi andremo insomma, a discutere. L'altra questione rispetto alle assunzioni, noi crediamo, ma ce lo siamo detti anche insomma, in privato con i relatori di questa sera, che insomma, visto che tutti quanti siamo d'accordo su team di multidisciplinari, la funzionalità anche per il territorio di lavorare insieme con una visione uniforme e coordinata, noi pensiamo, e anche questo non è un segreto, l'abbiamo scritto nelle nostre piattaforme, che parte dei medici di medicina generale entrino a pieno titolo nell'assunzione delle aziende sanitarie. Io credo che ce n'è bisogno e penso che insomma su questo punto troviamo d'accordo anche molti giovani medici, anche nel territorio ci abbiamo parlato. Serve assolutamente, ma anche questo qui a livello nazionale, togliere il tetto di spesa imposto nel 2007 dall'assunzione di personale. Serve dare impegno e seguito agli impegni previsti dal patto per la salute, importantissimo, e che in qualche modo individuava soprattutto e provava a ragionare sia sulla parte della tecnologia, sia sulla parte di come la tecnologia poteva entrare anche a far parte della dotazione dei medici di famiglia, ma essenzialmente dava, insomma, si impegnava a analizzare e a provare a lavorare sui livelli essenziali nel territorio per l'assistenza ospedaliera e del territorio. Insomma, io penso che queste cose siano estremamente importante e gli vadano dato seguito. L'altra questione invece più nostra, più territoriale, io penso che noi insomma dobbiamo passare velocemente anche dal modello della divisione anche fra dipartimenti all'interno della stessa azienda sanitaria, provando proprio a lavorare in quell'ottica di unitarietà, mettendo in atto per quanto riguarda appunto l'azienda sanitaria la delibera che adottò nel luglio scorso, che poneva le basi per un nuovo modello assistenziale sia all'interno fra ospedale e ospedale, sia all'interno dell'ospedale, sia il rapporto con il territorio, ma soprattutto dal territorio verso l'ospedale. Quella delibera fu discussa con CGIL, CISL, UIL, ma fu anche recepita dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale. Io penso che noi abbiamo urgenza comunque di partire e di partire nel più breve periodo possibile, anche perché alla luce della pandemia sono nate nuove esigenze di salute da parte dei cittadini e bisogna pensare anche alle vecchie. Quindi credo che nel breve periodo dobbiamo adottare i modelli che ci siamo dati anche nei confronti con le aziende sanitarie e con le istituzioni. Io la finisco qui e ringrazio tutti. Grazie a tutti. La promessa è di risentirci presto perché alcune delle proposte a noi interessano, vorremmo parlarne, vorremmo trovare soluzioni a breve, a medio e a lungo periodo. Sappiamo che non è tutta nostra competenza perché noi speriamo
alla provincia, città metropolitana di Firenze, però per quel poco che possiamo fare siamo interessati sia da un punto di vista di personale, sia da un punto di vista di assistenza alle nostre persone. Per cui vi ringraziamo stasera, ma vi ricercheremo molto a breve, sperando magari di farla in presenza e non più in remoto.